Oddio. Ok. Vai. Vada? Sì. Ciao, raga. Eccoci di nuovo qui, venerdì, settimana, episodio numero 4. 4! Yeah! Oh. Allora. Quale novità? Sì. Siamo agitate! Molto, molto. Siamo ansiose! Perché in partenza! Io sì. Ci siamo, è arrivato il mio venerdì. Ho già pensato di aver preso sul passaporto sbagliato, di aver dimenticato a casa il cellulare, di non aver stampato i biglietti. Certo, è normale. Adesso facciamo un bel check. Esatto. La mia vallettona mi aiuta a fare il check. A proposito di vallettona, parliamo del tuo giveaway. Ah, sì, è vero, non si è fatta viva la ragazza. Ecco, la ragazza che ha vinto gli orecchini non si è fatta viva. Allora, adesso non mi ricordo come si chiama. No, nemmeno io. Ho un lapsus, però ve lo metto nell'info box. Ok. Quindi, Si fa viva nella settimana in cui non ci sei tu che risponde. Perché Grazia, che ha vinto la box, mi ha contattato su Instagram. Anzi, tra l'altro, Grazia, ne approfitto per dirti che lo spedirò quando rientro, perché non ho purtroppo fatto in tempo a spedire prima. Quindi il 14 spedirò, perdonami il ritardo, ma... Ho avuto tante cose, anche voi sai che il mio faccio non è stato bene, insomma, quindi ho avuto un po' di problemi. Quindi vediamo se si fa viva questa ragazza, altrimenti quando torni lo rifacciamo. Esatto, mi vieni un po' più in qua perché sembra che ti sto buttando fuori. No. E quindi lo rifacciamo. Se questa ragazza non si fa sentire, rifacciamo l'estrazione così... Un'altra di quelle che ha partecipato al mio giveaway può vincere. Che magari è più presente. Esatto. Quindi, dai, cominciamo con la settimana. Dai, stavolta tocca a te perché io l'ho adesso partita l'altra volta. Va bene, allora. sabato e domenica scorsi c'era il ponte del 1° maggio, che poi è stato martedì, giusto? Dicono. Ho litigato con Alessandro. Strano, sì, effettivamente non litighiamo mai. No, vabbè, comunque si è risolto tutto. È stato via la domenica e lunedì, è stato da Stella. Siamo stati questi 2 giorni senza parlarci. Poi il 1° maggio è tornato. E ci siamo riparlati, insomma, tutto sotto controllo. Io cosa ho fatto durante la festa del 1° maggio, festa dei lavoratori? Ho tagliato la siepe, giustamente, con mio fratello. Tutto bello, eh? Non è stata una settimana per me... pregna. No, normale. Ho fatto un po' d'autista tra martedì, mercoledì, giovedì. Ieri c'è stata la spesa, perché giovedì sai che... Giovedì spesa con le giovedì spesa. Esatto, vabbè, anche per mia mamma. No, i biscotti Scrausi e la mela bella. Esatto, però è stata contenta ieri. Dai. Santa mamma. E oggi, che è venerdì, niente, lavoriamo, dobbiamo chiudere il mese della fatturazione. Sì. Parte, ansiosa proprio al massimo, però contenta anche per lei che si fa una settimana... A Hong Kong. Portaci, perché poi faremo vedere, qualche cosa, qualche puccioseria, oppure qualche cosa... Qualche cosa cavai? Cavai. Oppure qualche cosa da mangiare di stranissimo, se si può. Sì. Gli insetti non te lo porto, te lo dico subito. Va bene, ok. Mi fanno troppo schifo. Va bene così. E basta, la mia settimana è finita, cioè non c'è niente. La mia, invece? Io ho fatto un weekend da sola perché le 3 partite è stata una tragedia. Vabbè, le classiche adolescenti che sembrati essere sulle montagne russe, no? Un giorno sono al top, il giorno dopo sono in down. È vero. Guarda che a 12 anni il mio, che ne ha ormai quasi 18, è uguale. Sì. Ecco. Cioè ne hai di tempo davanti per testarmi. Vabbè, comunque sia, io sono stata da sola, mi sono rilassata molto, quindi ho un po' sferruzzato, ho fatto la coniglietta per Elettra, quella che ho messo su Instagram, poi dopo ho realizzato una borsa
E basta, insomma, mi sono data un po' da fare a livello creativo, ho pulito un po' casa, quindi nulla di che. Poi vabbè, ho avuto i miei suoceri, sai, che sono fuori con i due balconi, mio Sì, suocero aveva beh. gli esami non a posto, insomma, è rientrata Vabbè. anche quella. E niente, l'unica novità è che appunto parto, quindi ieri sera ho fatto la valigia e sono sicura di aver dimenticato qualcosa. È Anzi, sempre ecco, così. spazzolino con dentifricio proprio qua. Ah, bene, Sì, bene, qua allora lo io porti dimentico via. sempre qualcosa, tant'è che sono arrivata in ufficio con... Oddio, 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 ho L'ansia, dimenticato il l'ansia. cellulare, ho Io già dimenticato il passaporto. sono No, ansiosa ma la scena di mio. bellissima è stata... Aspetta Fabio, perché non ho il cellulare, quindi avevo la borsa aperta, tiravo fuori le cose. Va bene, perché tu sai che tutte le volte faccio così. 3, 2, 1... Ah, ecco, l'ho trovato! Meno Fa male. tipico, fai sempre così. Quindi insomma, sì, sono un po' ansiosa, quindi speriamo di tornare. Allora, settimana prossima lei non ci sarà, È vero? quindi o lo faccio io da sola, Oh, io provo. Allora, io non provo lo a so. farlo da là e proverò a fare dei pezzettini e vedere se Ok. da col cellulare riesco a farvi vedere qualcosa di Hong Kong, magari qualche vlog veloce da mettere sul canale. E vediamo, quindi io comunque da là Io provo. lo L'unica cosa, faccio. tenete conto che io sono avanti di voi di 6 6 ore, è ore, vero, è vero. quindi può essere che se io lo faccio la sera, per voi è notte, Certo, no, vabbè. per voi è pomeriggio. Io credo di farlo e magari vi racconto, perché lei sicuramente mi scriverà che non può lasciarmi da sola. Ma non ci penso per niente. Morirò, Oh, morirò mi questa settimana. stacco anche da tutti i miei stress. No, scherzo. Forza e coraggio. Sì, sarò da sola. Oh, state le... Ve l'affido, mi raccomando. Grazie. Coccolatemela. Haters, questa settimana fatemi un favore, Lasciatele non in rompete pace. le Non ne abbiamo palle. Non ne bisogno. abbiamo bisogno mai. Ma in No. special modo questa settimana io sto via. Esatto. Non Vabbè. demolitemela. Io lo faccio, vi racconto un po' di lei, di quello che mi scriverà, di quello che starà facendo e vi racconterò della mia settimana. Esatto, io vedo se riesco a raccontarvi la Vediamo. mia da là Ok. e vediamo, insomma, e sicuramente tornerò con qualcosa. Ecco. Va bene. Va bene. Volevo lasciare solo un'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso. Visto che mio figlio deve compiere 18 anni il 1º giugno, se avete qualche idea per fare una sorpresa, ma una sorpresa, un regalino da poco. Da poco, deve essere proprio una cosa così anche spiritosa. So che fra i diciottenni gira che si regalano cose, vabbè. Tutto stando un po' Un po' a porno. telecamera spenta me la spiegherà. Sì, Una ok. bella bambola gonfia, ma non ha bisogno di ciastella. Appunto, cioè, voglio dire, qualche cosa, datemi qualche idea, perché Vuoi che ti porto qualcosa da Hong Kong? sì, se c'è qualcosa per un diciottesimo, datemi qualche idea, perché non lo so. Quest'anno, cioè, io salterei, capito? Forse perché sono triste io che divento vecchia. Lui diventa grande, troppo grande, quindi sono un po' in crisi. Perciò, datemi qualche idea per qualche... un regalino piccolo, spiritoso, che costi poco. Va bene. Basta. Ragazzi, io vi saluto, ci risentiamo. Viaggio! Aspetta, qua ho vinto. niente. Ah, ragazzi, guardate il meteo, piove tutta la È settimana. vero! Vai la gioia. Forse era meglio non guardarlo. Vabbè, Insomma, speriamo che non siano i vedremo. monsoni, visto che vado di là. No, speriamo di no, che anche se ci fosse brutto Deve tempo. piovere intorno a me e non su di me. Esatto. Non portarti la nuvoletta di Farei fantozzi. notare che c'ho questo corno che mi esce qua. Cioè, parto cornuta. Vuoi dire qualcosa? Vabbè. Ma non credo proprio, passerà. Va Va bene, bene, ragazzi. Vi dai, buona saluto. Ci settimana. troviamo appena possibile da Hong Kong. Ok. E se no, comunque, tra 2 settimane, Ovvio. sempre qua sto. Ovvio. E piccola nota di servizio: quando torno farò qualche tutorial perché ultimamente non ho proprio avuto tempo materiale Hai perché. Ho latitato. latitato parecchio, quindi l'unico video che sono riuscita a mettere è il nostro. Esatto. E niente, quindi tornerò con qualche tutorial. Non vi preoccupate, non è che ho abbandonato il mio lato creativo, anzi, il mio canale è nato No, per quello. infatti. Quindi, un bacio. Un bacione! Ciao, Ciao 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 ciao. raga!